Emma Marrone preoccupata? Lo strano post, sono tesa. Emma, il nuovo album è terminato, la sua missione. Emma Marrone è tornata finalmente a parlare del suo nuovo album, rivelando ai suoi fan il suo stato d'animo. Emma ha infatti caricato sul suo profilo Instagram una foto in cui ha mostrato le sue cuffie, il suo quaderno dove scrive a mano le canzoni e il suo PC. La cantante salentina ha poi ammesso nella didascalia dell'immagine di trovarsi in treno, l'ennesimo treno che prende in questo periodo, anche se questa volta il viaggio le pesa di meno, in quanto ha un sapore nettamente diverso. Dove sta andando la coach di Amici? A rivelarlo è stata lei stessa, scrivendo nel suo annuncio social di stare andando in sala registrazioni per incidere finalmente il suo nuovo album. Nonostante ormai Emma cavalchi l'onda del successo da anni, e sia ormai esperta del panorama musicale, questa volta sente una sensazione diversa che non ha mai provato prima, e ha sentito quindi il bisogno di esternare tutte le sue emozioni con i suoi followers. Queste sono alcune delle parole scritte dalla cantante. Vado ad incidere parole che resteranno per sempre. Ho lo stomaco chiuso e aggrovigliato dall'emozione. Sono tesa. Sospesa. Aspettavo da tempo queste strane sensazioni. Insomma, a parte il fatto che ogni incisione di un disco equivale per il cantante buttarsi a capofitto in una nuova esperienza, sembrerebbe esserci qualcos'altro che farebbe provare a Emma queste sensazioni, il nuovo album scritto dalla Marrone ha forse qualcosa di speciale, che nessuno aveva mai sentito fino ad ora? Emma Marrone sui social, queste strane sensazioni. Un'ipotesi potrebbe essere che Emma abbia voluto con questo album dare una svolta a tutta la sua carriera, abbandonando la sua amatissima musica pop condita con un po' di rock, per abbracciare uno stile del tutto nuovo. Emma Marrone ha comunque svelato che oltre a tali preoccupazioni aspettava questo momento da moltissimo tempo, e ha poi concluso il discorso affermando che non si sente affatto pronta. D'altronde, come ha specificato, non lo sarà mai completamente. Cosa vorrebbe fare ora la coach di Amici per liberarsi da tutta l'ansia che ha addosso? Cantare, semplicemente, cantare forte. Nel giro di poco tempo numerosissimi sono stati i commenti dei suoi fan, che l'hanno voluto spronare a non abbandonare mai queste sensazioni. E grazie alle sue emozioni infatti, che riesce con magnifica perfezione a trasmetterle nei testi, che è in grado a sua volta di emozionare il pubblico, questo è stato uno dei commenti scritto sotto la foto.